E là, sono Senses e questo è Final Game Over. Siamo di nuovo con Little Big Adventure 2 e ho ritrovato la strada. Ho scoperto che quel posto dove c'erano le barriere laser con l'ascensore ci doveva riportare su dal risotto Cheeks attualmente aveva due entrate, fra cui quella in cui dovevamo entrare per avanzare. Sono un bravo giocatore, come sempre, vorrei attestarlo, vorrei dirlo. Ovvero non lo sono affatto. E adesso quello che dobbiamo fare è recuperare l'ultimo pezzo di chiave per salvare il nostro pianeta. Come già dissi nell'ultimo episodio, adesso, da questo momento in poi siamo su un conto alla rovescia. Mi sembra che sia attualmente possibile far saltare in aria il pianeta se perdiamo abbastanza tempo in giro per le locazioni. Mi sembra che il conto alla rovescia funzioni semplicemente fra una locazione e l'altra. Quindi abbiamo un numero limitato di locazioni che possiamo visitare prima che il nostro pianeta vada bye bye. Quindi da questo momento in poi comincerò a salvare dal secondo punto e non più dal primo, per non rischiare appunto di fottermi da solo. E cercherò di prendere abbastanza scorciatoie in modo da, appunto, come potete vedere, ho già evitato di fare il giro dal casinò per non fare un altro giro di locazione. E adesso possiamo combattere quelle guardie, il che è importante avere la spada, dato che loro sarebbero stati invincibili a qualsiasi cosa. Assassin's Creed! Twinsen! L'ultimo degli assassini! Sì, vorrei dire che sto ancora giocando ad Assassin's Creed. La trovo un'ottima serie, a parte qualche piccola pecca, ma lo spiegherò più in avanti. O qui o sul blog, eccetera, eccetera. Ed ecco la chiave. E adesso entriamo nel palazzo dell'imperatore. E prepariamoci a questa ultima stretta, perché il palazzo dell'imperatore è gigantesco ed è pieno di chiavi da sfruttare. È pieno di porte, quindi dobbiamo cercare di raggiungere al più presto la locazione dell'ultima chiave. In modo che impieghiamo il meno tempo possibile per arrivare sul nostro pianeta e quindi salvare tutto capo e cavoli. Oh, una guardia. Peccato per il nostro pirata, perché lo faremo a fette. Oh, piccolo salto perché ho dovuto un attimo restituire Titano la sua lodevole madre. Andiamo quindi di risolvere questo labirinto per... Oh, e questi che cazzo? Maiali. Ok, siamo entrati in un altro mondo ufficialmente. Sono attualmente degli spazzini. Non so perché lo sto facendo, ma li sto maciullando. Meglio così, eh. Diritti da macellaio, porcelli. Boom. Oh, vedo che comunque abbiamo delle doppie porte lì. Il che penso che ci fa suggerire che siamo arrivati al luogo giusto. Ah ah, en garde. Mi chiamo Twinsen e sono acrobata. Fum, fum. Penso che sia possibile anche fare un piccolo trucchetto con questa spada, ovvero ripetere l'animazione d'attacco. Oh, questo tipo è un po' più coraggioso.
Aio. Sì. È possibile spammare l'animazione, ma ci apre un po' di più, diciamo, dà qualche possibilità in più per al nemico di attaccare. Meglio se passiamo sul classico, eh? Boom. E questo che è? Oh, oh cazzo. Wow. Ehi, Little Big Adventure 2, non farmi queste sorprese. Wow. Aveva una guardia. Una sottospecie di Cerbero. Madonna. Vabbè, adesso lo sistemo io, va. Non sembra parecchio minaccioso. A parte i suoi versacci. Voilà. È sistemato. Ed ora? You now own the key to Dark Monk's temple. Plus, you just reached your last level of magic. Fireball. E adesso la nostra sfera raggiunge il potere massimo. E penso che possa quindi far del male a pure le persone che... Oh, un nuovo tipo di effetto sonoro per la nostra palla magica. La nostra sfera. Compreso anche qualche piccolo effetto grafico. Penso che possa fare anche più danni del solito adesso a chi è munito di spada. Ma immagino che utilizzare la spada sia sempre la soluzione migliore. Adesso andiamoci. Wow! Che sorpresa, non me l'aspettavo mica. Sì, fa due stelle di danno invece che una. Adesso è il momento di sfoderare la spada. Zic. Perfetto. Oh cazzo. Oh, meno male, c'hanno voglia di attaccarmi col fisico questi. Peggio per loro. Meglio per me. Qui abbiamo un'altra guardia, vedo. Attualmente questo è un labirinto che ha un certo senso, quindi se proseguiamo in questo modo dovremmo riuscire ad arrivare all'uscita adesso. Oh, altri spazzini. Oh, quanti danni gli ho fatto. Sì, ma tanto mi vengono addosso subito tutti quanti, quindi mo... Oh, merda, questo che cosa gli ho preso? Dove... Wow, cosa? Doveva essere un bug grafico. Ad un tratto... L'avete visto anche voi, vero? Il suo martello era diventato enorme. Era qualcosa di assurdo. La vendetta dei porcelli. Ma ora usciamo da sto posto. È tempo di andare all'isolotto di Dark Monk, o meglio dire l'isolotto della celebrazione. E porre fine a questa misfatta. Fate caso che sono senza vite, eh. Cioè, sono rimasto solo con tutti i contenitori vuoti. E non ricordo nemmeno se c'è qualche posto utile per recuperare i quattro fogli. Quindi per il momento andrò all'avventura. Mi schianto brutto. Ah merda. Zac zac. Vediamo, mi sembra che da qua non posso passare indietro, mi sa, perché sto più basso. Proviamo. Posso rientrare da qua, ma... No, non posso attualmente. Forse...
proseguendo in discesa posso... Vediamo un po'. No. No. Devo fare tutto il giro. Ok, gente, facciamoci tutto il giro. Dai, Twinsen, sbloccati da qui, Twinsen. E finalmente siamo qui. Sulla strada avevo trovato un sacco di guardie in più. Quindi giusto per dire, sanno quello che sto facendo. Adesso gli sta addosso quello. Levati di mezzo, devo ammazzarlo. Ok, ha deciso di farla finita. Hello. I know. Sì, sì, mi conosci, ma mi sembra che tu ti sei messo un pochino più avanti dall'ultima volta. Comunque. Vediamo se qualcuno ha qualcosa di diverso da dire. Un attimo, non voglio ancora entrare. Questo sembra che non abbia voglia di parlare. Hello. Va bene, sono ancora tutti interessati al marketing e le loro faccende religiose, quindi è il momento di dichiarare fine a questa storia. E proprio così, ragazzi, siamo alla stretta finale. Vediamo un po', dove devo mettere la chiave? Qui, forse? Già. Dark Monk sta arrivando. Ed io sono qui per fermarlo. Lo faccio arrivare e poi lo finisco. Voi che ne dite? Usciamo un attimo fuori a vedere che succede. At last we meet again. But this time you are too late. With the Emperor's help, I succeeded in deceiving the Esmers. Ironic, isn't it? They mistook me for the reincarnation of Dark Monk and granted me divine powers that even I didn't possess. Thanks to those Esmers, these powers will be mine as soon as the moon collides with Twin Sun. And what did you do with the children and the wizards, you creep? Sorpresa! È Fanfrog! È di nuovo lui! Forse da quando abbiamo sentito l'imperatore magari potevamo aspettarci qualcosa del genere, ma lo avevamo ammazzato, no? Lo sapevamo proprio che era morto. Eppure è lì. I needed the wizards to operate the machine I built in the statue. It'll attract the Sendel's energy from Twin Sun's core and release it in the explosion. The children were only a ploy to coerce the wizard's obedience. Funfrock, you suck big time, and I'm gonna take you out, and I don't mean for pizza. Potevano tradurre tutto questo, no? Impediva tutto questo, sì, ok. Even you were part of my plan. Fool of a Quetch. The statue is in fact an antenna, and I needed the four fragments to place it in its ceremonial position. Now you will witness the destruction of your planet and my consecration as well. As soon as I activate the machine and the cosmic shock takes place, I will seize the Sendel's energy. It will make me a god in flesh as well as in name. E così adesso dobbiamo fermare Fanfrock, per il quale ora ci siamo ritrovati con il piccolo guaio che
Abbiamo in parte realizzato i suoi piani, ma forse siamo ancora in tempo per fermarli. Chi sono quelli che si è appena arrivati qui, comunque? Andiamo a vedere. Oh, sono i vari sacerdoti. Hello. This character has taken the place of Dark Monk. He has deceived us all. And we, poor dummies, we believed him. But who is he? Who is this fun frog? I know him. He's from my planet. He's evil. But don't worry. I'll make sure he knows what's right. Hello. Zo, our queen was right. The emperor lied to us all. He manipulated us all. All this to protect this imposter. Già è vergognoso, eh? Hello. It's not possible. The Dark Monk is not Dark Monk. He's an imposter. Questo è lo più scioccato di tutti quanti. Hello. Me? I declare, this fellow, I didn't trust him so much. I knew darn well we were all digging for nothing. If I'd known, I'd have spent a little more time at Frankie's instead of digging. Molto bene. Questi non hanno nessun modo di aiutarci, solo i loro commenti scioccati sull'intera situazione. Poveri fessi. Adesso però dobbiamo cercare di fermare tutto. Come possiamo farlo comunque? Forse c'è qualche altra entrata da qualche parte. Perché qui certamente non c'è nulla. Già, già, già. No, no, non volevo rientrare. Forse sì. L'abbiamo vista entrare dall'alto, quindi c'è un'entrata lì in alto. E possiamo raggiungerla grazie ai piedistalli che sono spuntati dal suolo. Dunque, beh, certamente dovremmo iniziare da questo qui che è sempre più basso, no? Soltanto che non ci riusciamo a salirci. Forse devo arrivarci planando da qua sopra. Devo trovare modo di arrivarci. Pietosamente verso la sua morte. Vediamo se possiamo arrivarci senza fare tutto il giro. Sembra impossibile, ma tentarci non guasta comunque. Tanto ho salvato. No. Sembra proprio che dovremmo rifare tutto il giro per arrivarci, sì. Ok, facciamoci di nuovo tutto il giro. Apparentemente sembra che non stiano più cadendo pezzi, quindi non posso nemmeno fare il giro. Allora come salgo lì sopra? Ci dovrà essere un modo, però. Non so. Twins non sembra capace di salire da sopra, no? No. Manco animando, niente. Cioè, facendo con normale. No. Forse mi sto concentrando sulla parte sbagliata della situazione. Oh, non so come, ma ci sono riuscito. Sono attualmente riuscito a scendere qui sotto. Ora vediamo se ho fatto la cosa giusta o è una cazzata. Ok, sembra che Twin se ne possa salire qua sopra.
E vediamo se ci si riesce a planare da qua. No, attualmente non possiamo viaggiare con il jetpack. Quindi dove cazzo bisogna andare di qui? Forse devo saltare da una sommità più alta. Esatto, mi sono impazzito per niente come al solito, vabbè. Scusate gente. Come al solito giro intorno a cazzate quando bisogna saltare da un punto più alto, naturalmente. Sia mai. Vabbè. Adesso ci arriviamo da questo cattivone, eh. Cioè, no, non che nel frattempo Fanfrock non abbia distrutto tutto quanto, con tutto il tempo che ci ho perso a cercare di arrivare quassù. Oh. Oh. Bel posticino. Oh, oh, cazzo. Arrivano i cloni. Oh merda, è peggio di quando ci fu la sua tirannia. Oh anima. Oh anima. Guardate che bestia da guerra. Au. Mio Dio, come li ammazzo a questi? Ah, ma certo. Oh. Eh sì, se non facevo così, certo non potevo sistemarli. Mi serviva proprio questo trucchettino. Oh, ho finito pure i cuori della conchiglia qui. Ok. Che bella maga. Comunque è ora di liberarli. E per farlo dobbiamo un po' sistemare questi tasti qui. Non so esattamente come, ma non credo che sia un puzzle. Basta disattivare tutto, no? Vero? Vero che basta disattivare tutto? E girare questo pulsante? Sembra di no. Non sta succedendo niente. E questi cosi nemmeno si riattivano o disattivano. Quindi, ah, con questo si resetta tutto. Ok. Quindi non so, devo forse spegnerne uno e poi girare la leva? No. Ok, devo capire la combinazione qua. Forse solo uno. E dai, è una possibilità su 4. Cosa ci vuole per disattivare sta cosa? Oh oh, quella guardia vuole farmi a pezzi. Fatti sotto, clone robotico. Meno male che non ci sono quelli classici. Quello bianco mi farebbe il culo. Ah vabbè, ma con il grado massimo di magia non dovrebbe riuscirci, dato che non mi farebbe svenire, come succedeva nel primo. Questa situazione sta diventando rompiscatole. Chissà su che cosa si basa poi questo puzzle. Sembra così a caso. Forse dovrei fare anche un po' attenzione alle combinazioni che ci sto utilizzando, per ricordarmi almeno quale dovrei utilizzare o meno. Thank you.
Questa l'ho già fatta. Sono sicuro. So con solo l'elefante l'ho fatta. No, il secondo Twinsen. Sto cercando di premere il secondo. Per vedere se solo col tizio con il quale abbiamo pazziato all'inizio del gioco, se c'entra qualcosa. Non so se è l'ultimo che è arrivato o era durante tutti gli altri. No. Sapete una cosa? Siccome ho quasi finito il tempo e non mi voglio stare qui ad impalacare all'infinito, darò un'occhiata veloce sulla soluzione di questo puzzle. Vai, così vediamo il finale di Little Big Adventure 2 finalmente. Arrivo subito, eh. Ed ecco come attualmente si riesce a capire se la combinazione è giusta. E dire che non c'ero mai riuscito man mano che stavo provando. Vabbè, l'importante è che ci siamo arrivati. Anche se con una piccola soluzione presa online. Grazie, grazie, ho solo fatto il mio dovere. Bravo! Mi vuoi dare qualcos'altro oltre che un bravo? Che ne dici? Ah, ok, ok. Oh, sì, ora va meglio. Thank you for saving us, Twinsen. It's Funfrock who's chained us to this machine. He's alive. He's come back. He's impersonating Dark Monk and he wants to destroy Twinsen. I know, but where is he? And where are the children? He's holding them prisoner in a cage like beasts. They're up there now in the statue's head. The access gate's closed, but we'll help. All the magic at our disposal is going to be channeled into breaking that thing down. Let's do it! I'm off to save the children and face Funfrock. Get out of here and get Baldino on Otringal. We're gonna need his ship to get out of this mess. Grazie, grazie. Questo mi darà la carica per abbatterli tutti. Sia il robot che Funfrock che l'inferriata. Vabbè, ci penserete voi all'inferriata, ma comunque potevo farlo da solo, con tutta la carica che mi avete dato. Go! Però, mica male. A noi due, Funfrock. Per la seconda e probabilmente l'ultima volta, perché non c'è stato più un seguito. So you followed me, miserable maggot. You didn't get the picture, did you? Now it's too late. In a few minutes your planet will be destroyed, and its energy will make me the equivalent of a god. For annoying me with the sight of you yet again, I'm going to sacrifice these children you love so dearly. No, no, poveracci, cantavano così bene le loro filastrocche. Non farlo, ti prego, non farlo. Beh, che peccato, non sentirò più le loro filastrocche. Forse non è poi una cosa tanto malata. Dunque, arriva gente, mi vuole picchiare a morte. Da dove cazzo poi li ha presi questi qui? Cioè, li ha costruiti qua? Siamo alla stretta finale, dai! Posso utilizzare pure io il teleporter? Au! No, non posso utilizzare nemmeno io il teleporter. Merda. Devo trovare qualche altro passaggio. Da qui sembra che non succeda nulla. Qua arrivano solo gente.
Forse devo scendere di nuovo di sotto. Non so. Scendiamo. Oh, salve. Vedo che dovevo proprio scendere di sotto. Oh, i bambini sono ancora vivi, meno male. Vorrei dire, sarebbe crudele vederli morire, eh. Ah, merda. Merda, merda, c'è troppa gente. Vorrei ricordare che ho solo una vita, questa che ho adesso. Ah, non posso tornare fuori. Devo scendere ancora di più. Come faccio a scendere di qua? Ah, certo, certo, di qua. Fammi scendere. Lasciami in pace. Ma guarda un po'. Niente, niente, non posso scendere, dai. Bam. Vieni qui, Funfrock. Ah. Devo fare tutto di corsa. Oh, cazzo. Vorrei far notare che... Au. Au, maledizione, merda. Questi razzi sono veramente tragici da evitare. Ah, c'è troppa gente. Forse ho abbastanza mano, sì, perfetto. Wow, Quinzen, piano. Boom. Fortunatamente lascio una tela abbastanza mano per farmi ricaricare velocemente di nuovo i miei fulmini. Dai, dai, che il mio tempo a disposizione sta scadendo. Forza. Ora, qua ci sta un altro tizio qua con i razzi, che è veramente una roba questo. Fa un sacco di danni. Oh, meno male, delle vite. Ed è solo una, vorrei notare. Adesso sono pure senza mana. Questo non mi ricaricherà mica tutto. Stavo dicendo, mi sembra che questa, una di queste parti di questo finale, è attualmente nelle demo scorribili del gioco, verso la fine delle demo che mostra il gioco. Ah, quindi questa parte era pure opzionale per caso, perché... No, lasciami andare. Ah, giusto, era per prendere la chiave a quel tizio là, ok. Quindi diciamo che spoilerà un secondo, perché vediamo le creature di Funfrock lì. Ed ecco che ho già perso la vita. Dovevo per forza abbatterli a questi, sennò non ci riuscivo ad andarmela qua. Prendi il cuore, scendi giù. No, ancora questo con i razzi. Madonna, certo che l'essere studiata bene, Funfrock, questo qua con i razzi veramente è una cosa... È una cosa maledetta. Oddio. Questi magari hanno qualche quadrifoglio. Sì. Uno, chiaramente. Dov'è quella mucca quanto serve? Meno male, con un altro. Ok, adesso il gioco si sta facendo un pochino più semplice, dai. Eppure questi ha abbattuto. Prendiamo i cuori. E continuiamo. Devo trovare la porta chiusa qui. Perfetto, eccola. Con un altro di questi stronzi con i ra... Nooo! Grazie gioco per avermi mostrato cosa succede se cado di sotto, sai? No, merda! No! Fanculo! Io ti ammazzerò, ti farò tanto di quel male, figlio di puttana. Merda! Mi sto giocando in entrambe le vite.
alone capable of reuniting the four keys, Dark Monk will oppose him. In the ultimate celebration, the monsters and the gas will disappear. In forgetfulness, Dark Monk will go, and life will Zeelish regain. Oh, allora la profezia si è rivelata vera alla fine dei conti, perché lo straniero sono io. E lo straniero adesso è tornato con zero vite. Ah, grazie Choco, madonna. Grazie. Oh, questi sono proprio robot classici. Da dove li hai presi questi rimasugli di guerra? E con questo diamo l'ultimo saluto ai bimbi. Vabbè, levatevi dei coglioni, eh. Oh, Fanfrock è morto. Wow. Di già? Un attimo. È lì. Figlio di puttana. Adesso ti sei anche fatto clonare te. Oh, furbo. Sei un furbacchione, Fanfrock. Ma io lo sono di più. Posso abbatterti. Wow, cosa diamine. Ha imparato anche a utilizzare la magia, sto stronzo. Ah, guarda, sto utilizzando anch'io. Visto, Fanfrock. Bene, adesso che è morto, continuiamo. I bimbi sono morti. Poco male. Il pianeta resterà vivo, vero? Ah, una mina. Ma che non sia un'altra mina anche questa. Non era una mina, ma... poco male. Fanfrock è morto, i bambini sono morti. Il mio pianeta forse è ancora morto più di ancora. Più di prima. Bene, cos'altro da fare qui? A parte piangere la morte dei bimbi. Lo so, Twinsen, fa male. Sorpresa, non sono morti. Come fanno ad essere ancora vivi comunque? Farà un caldo orrendo. Vabbè, saranno stati protetti da dentro l'astronave. Sì, Twinsen. Allegria. Wow, certo che hanno fatto le cose veramente rapidissime per contattare il Baldino così in fretta. Aspira come immediato sto cambiamento, però. Non è mica logico. Ah già, c'è ancora il pianeta che ci sta per distruggere il nostro. Beh, possiamo sempre trasferirci tutti su Giliz. Adesso che è diventato un bel pianeta, no? Troppo tardi, eh. Ok, diamoci da fare per abbattere la luna, allora. Ciò non comporterà naturalmente un cambiamento dei mari, nessun tipo di... di tragedia. Ma dobbiamo sempre distruggerla, quella luna. Mi sa che non ce la facciamo, Twinsen. Game over. Game over. Vabbè, pare che con le maniere forti si ottenga tutto. Non l'abbiamo veramente distrutta, quindi non succederà più nulla, va bene. Abbiamo sistemato veramente tutto. Twinsen, the Emerald Moon just resumed its normal trajectory. Twinsen has been saved. Terrific! Thank you, Sendel. Without your help, I would never have succeeded. It is I who must thank you. You saved us. Don't forget that we, the Sendels, are an integral part of Twin Sun. I think we should also thank the Esmers. What do you mean?
Well, the reactor was much too powerful, even for us. If they had not come to destroy it, I'm afraid we would not have succeeded. You have unmasked Fun Frock in front of their eyes, when they thought he was Dark Monk, their savior. Thanks to your intervention, they've understood. That's why they came to our rescue. These people are great. They're generous and honest. It's about time the people of Zeelish and Twinson finally met. Sono diventate straordinarie, generose ed oneste, Twinson, per quello che ti stavano facendo addosso a te quando sei arrivato là e per quello che hanno fatto per tutto il tuo pianeta. Non si potrebbe esattamente dire che siano straordinarie, generose e oneste, ma viste le circostanze... diamogli pure il beneficio di essere quelle persone. Wow, che festicciola! Deve essere stato un viaggio lunghissimo per aver dato così tanto tempo a tutta sta gente di preparare sta festicciola. Twinsen, non esagerare ora con le tue effusioni. Non davanti a tutta sta gente, almeno. Thank you, Twinsen. Without you, who knows what would have happened to our planet? All thanks to you. Without your help, Sendel and I would never have been able to push the moon back. Do not mention it. You have realized our prophecy. Our planet is once again the paradise it was at creation. You have saved Zeelish from the dictatorship that our emperor was preparing. And best of all, by preventing the imposter Fun Frock from executing his plans, you have saved both our worlds. Most important of all, peace is restored. Oh, non davanti a tutti, dai. Ci sarà sua moglie da qualche parte qui. Vabbè, pare che si stiano divertendo tutti. Alla grande, vorrei anche dire. Tutti ubriacati come... come quella della febbre del sabato sera. Niente ceffoni, eh. Ho salvato un pianeta. Ho salvato due pianeti. Ah, ed è nato pure il bimbo. Guarda un po'.
E questo è stato Little Big Adventure 2, gente. Guardate, mi dispiace davvero che non ci sia un terzo, ma forse potrebbe arrivare prima o poi. Ripeto, questa è stata la versione per Windows che sono riuscito ad emulare più o meno per quello che ho potuto fare. E probabilmente lo dirò anche nei pensieri finali, però questo è per me uno splendido, nostalgico gioco, anche se ha i suoi piccoli problemini come, che so, le inquadrature o delle piccole cose che non si capiscono, ma del resto posso dire che è un ottimo seguito di una splendida piccola saga con le sue caratteristiche interessanti e anche che no, anche perché diciamocelo che la sua visiva che ha sfruttato dal primo gioco e il secondo gioco era dovuto alle limitazioni tecniche del tempo, ma al giorno d'oggi un'inquadratura isometrica come veniva utilizzata tempo fa o metà isometrica 3D come abbiamo visto, al giorno d'oggi non sarebbe tanto utile per un terzo episodio di questa serie, ma del resto si può dire che sì, per il tempo e per quello che è stato Little Big Adventure posso dire che è stato un bel gioco, il primo e il secondo, anche il secondo è anche meglio del primo in certi aspetti, anche se devo dire che il primo ha sempre il suo fascino per la sua storia eccetera. In fondo sono pur sempre le origini di Twinsen, nel secondo siamo già più o meno degli eroi affermati, anche se ci sono i loro pro e contro, perché la gente non sembrava aiutarci come doveva certe volte. Beh, questo è tutto gente, spero che vi siate divertiti con me con questo gioco, con questa piccola grande avventura. Presto vedrò di mettere su qualche altro bel titolo vecchio da accoppiare in qualche altro titolo nuovo. Nel frattempo cercate di divertirvi con quello che trovate in giro per la rete. Fino ad allora, fino al game over, sarò sempre qui. A presto. Thank you.